Leggiamo adesso, zio, è un duetto, diciamo. Duetto tra Marietta e Romano, che sono due personaggi inventati, naturalmente. Inventati, però. Ma Rometta e Romano, Fabriano, ce ne sono tanti. Ecco, allora, al ristorante. Marie. Scusa. Gli occhiali, ci vuole l'occhiale, no? Voleva fare il giovanotto, voleva fare senza. Marie, non mi fa fare brutta figura, sa? Che qui ci sono venuto a mangiare tre volte col padrone mio e mi conosce tutti e mi raccomando, di stare attento come mangi, non di unghie e non di ascicare. Ma come sarei a dire brutta figura, Romà? E mica sono una zingara io. E poi gli altri non mangia con la bocca compagna quella mia? Io non volevo dire questo qui, te volevo dire soltanto che non devi scorre, si la roba che prima ordini dopo non ti piace. Perché secondo te ci non mi piace, gli devo dire che è buona lo stesso, allora? Ma che c'entra? Te volevo solo dire che de non baccaià, che qui non puoi pretendere di mangiare come a casa tua. Allora ci devo mangiare peggio, che mi ci portate a fare, Roma. State un po' zitta, carina cameriere. Da un po' un'occhiata alla carta, Marie. Che carta? Qual è la carta? È questa che porta oltre il cameriere e il menù, te come chiami? Oh, non cominciamo a parlare difficile, se no io scappo, Ma che difficile è difficile. E il menù sarebbe la roba che c'è da mangiare oggi da sto locale, ignoranti. Fa tanto lo sverto, sa Roma, che te credi che io non ce il sapevo? Non c'è il portare sempre dagli alberghi dove andavamo a mangiare quando abbiamo fatto il viaggio ai nozze. Ammazza, dice, che prezzi, visto Roma? 50 euro, 20 euro. E perché non si mette a rubare a mezzo alla strada questi qui? Parla piano, perché sta finti tutti quanti. Beh, che mi importa a me, che la verità non si può dire? Oh, Roma, l'omelette e il consumè, che roba saria? È l'unica cosa che costa di meno, le volevo piano. Ma qui ce fai? Fortuna che ti ho portato pure in Francia. Ne imparavo niente, sa. L'omelette saria la frittata e il consumè è il brodo senza la pasta dentro. Ecco quello che è. E invece occorre scriverlo in francese? Questi sono italiani o francesi, non gli altri? Sai quando sarebbe meglio che parlasse come l'ha fatti la madre? Ma questi qui è nomi internazionali, tutto. Volevo creare le lasagne, Marie, come primo. Ce la mangiai un'altra volta e le fa bene. Come primo e come secondo. Hai visto, no, quanto costa? Ma dai, amore, non sta lì a fare la spirucciona, che oggi è la festa nostra e siamo anche soli, che la monella mangia la nonna. Sai quanto era meglio che ci mangiamo pure noi? Almeno sapevamo quello che mandavamo giù. Ti piace, Marie? Senti com'è connita bene? Mica tanto, me coglioni. Sai quante volte le fo meglio io, le fo? Non senti che il sugo è agro? Non si è cannellato bene? Perché ci ha messo i pomodori che ne è maturi. E poi la pasta, no? Vedi la pasta? Non è stesa bene. Oh, quante ne vai cercando, Marie, e mangia se ci fame. Perché dopo non te le fa pagare? E salate poi? Dopo che volevo piano, Marie, che dici di una bistecca con due frangie e insalata? Per favore. Insalata, per favore. Dio, e poi se ci porta un po' di panzanella con due cerimboli, se ce l'ha. E dai, non mi fa chiedere queste stupidaggini. Non te credi che sta a casa di zia che ammazza il porco? Sto roste beffe, che roba seria, Roma? È una parola inglese e vuole dire la carne di mangia rosto. E volevo dire che ci metteva pure l'inglese. Adesso c'è manca il tedesco e così poi siamo tutti. Diamo un po' sto roste beffe. Ma da beh, ma ieri non è manco ordinato niente. Ma quanto costa il vino? E beh, il vino va su, Qui te lo porto sulla bottiglia, non sciolto. Allora ne piamo, tanto ne vedo solo un goccito. Piamo l'acqua. Ma a me non me ne vale bene l'acqua, Marie. Piamo una bottiglietta piccola di vino rosso, tanto non c'è andiamo per aria. Ecco che arriva il BF, come gli dice loro. Ma qui sto butta tutto sangue, ma non è cotto.
E chi se magna? E mica sono emmica io, il sangue ce l'ho che mi ci avanza. Specie la lingua, Maria. Questo l'ha fatto così, senti com'è tenero? Sarà, ma a me mi fa schifo. Esso l'assaggio un pezzetto. Beh, mi credevo peggio, Roma, eh? Te dicevo io che poi ci sta pure le parole tedesche? Desserte, è tedesco, no? Che fortì? Ma è francese, vuole dire dolce, e voi? No, se di sta parola già non mi va più, mi pare che stai in mezzo al deserto. I frutti poi non li abbiamo, sacca, a me non me ne va. Ordina soltanto il caffè e gimoci via. E come gimoci via? E conto ne paghiamo? Ma chi te l'ha detto? Marie, 95 euro. Apposta il conto ce l'ha piegato in due e mi faccio vedere subito. Avrà pensato, se no qui si pian corpo. Appena mangiato, gli sei rimbone. Mamma mia, ammazzi di cippi, piazzi di ladri. A casa nostra ci mangiamo una settimana. Non mi porta più, sappia, ste fregature. E te, Roma, brutto pammoccio, gli segnalo regalà pure 5 euro del resto. De mangia, e invece a fatti al del resto. Mi dovevi far pagare a me, al manco qualcosa glielevavo. Grazie!